faccio il condito Palermo, no? Non era carino, faccio il condito Palermo. Aspetta! Noi stiamo andando un tango. Siamo nel barrio più grande e anche più in di tutto Buenos Aires. Il barrio Palermo. Come fanno loro per dire chic? Così forse. Così è... come si dicono? È come... ciò... ceto. Ah, ceto. È sicuramente il barrio preferito della classe medio-alta di Buenos Aires e è gigante, tanto grande che è diviso in maniera ufficiosa in diverse zone in base alle attività che si svolgono nelle determinate zone, come ad esempio c'è Palermo Hollywood, che è il polo audiovisuale o audiovisivo, si dice audiovisuale o audiovisivo, oppure Palermo So, che è il polo più gastronomico e culturale. Anche una bellissima movida notturna, cioè pieno di localini, è molto frequentato anche la sera, la notte, è piuttosto sicuro anche di notte, però ovviamente sempre cercando di non dar papaya, come dicono in Colombia. Però generalmente sembra molto sicura l'Argentina in generale, ma anche Buenos Aires, che per essere una città gigantesca ha un'aria piuttosto pacifica e tranquilla, molto vivibile. Anche se ovviamente ci sono sempre le zone in cui ti dicono non andare, certo, perché se certo. Vai lì te la vai un po' a cercare, così come succedeva a Cordoba. E sapete qual è la piazza principale, lo snodo principale del quartiere più grande di Buenos Aires? Piazza Italia! Palermo è anche il polmone di Buenos Aires, perché è qui che ci sono la maggior parte dei parchi e dei boschi cittadini. Io voglio cantare esta canción, io voglio cantare esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Il parco 3 de Febrero, che nel XIX secolo era residenza del dittatore argentino, quindi completamente privato, ma quando è caduto il suo regime è stato trasformato in un parco pubblico per tutti, è gigantissimo. E nel cuore del parco 3 de Febrero, oltre a un passeo bellissimo da fare perché è davvero tutto splendido con delle bellissime fontane, ci sono oltre 18.000 rose di tutti i colori. Guarda che belle! Scusa, cosa vuoi? Già mi stavi inquietando, poi adesso mi hai fatto notare i denti. Guarda che bello, che bello che azzurri che ha. Scusa, puoi smettere di avvicinarti? Sei bellissima! Siamo davanti a quello che è uno dei cimiteri più belli di tutto il mondo, dicono. È una delle tombe più visitate di tutto il mondo, quella di Evita Perón. Ma l'ingresso costa 1400 pesos a testa. Probabilmente anche il più costoso del mondo, anche perché non mi è mai capitato di pagare per entrare in un cimitero. Sì. Uno.
e soprattutto di dover pagare più o meno 10 euro. Quindi non ci andiamo, no, perché no. Solo per vedere la tomba non ne vale la pena. E io dico che anche Vita Perone sarebbe alquanto presa male da questa cosa, dato la sua politica e il fatto che si debba pagare così tanto per entrare a visitare la tomba. No, zero. Ovviamente perché siamo stranieri. Non so se e quanto pagano gli argentini, ma hanno sottolineato che questo è il prezzo per gli stranieri. Niente, abbiamo visto i prezzi generali. Allora, come abbiamo detto, 1400 per gli stranieri non residenti. Per gli argentini 700 pesos, se arrivano con guide turistiche. Se arrivano da soli, senza guide, senza niente e non in gruppo, allora gratis. Vabbè. Ma che profumo di dolce. Lo sto facendo i popcorn dolce. Sembra che sia una novità questa del dover pagare l'ingresso al cimitero. È uscito verso maggio-aprile questo nuovo metodo, questa nuova regola. Speriamo la tolgano, perché davvero per il cimitero è un po' immorale. Anche la Recoleta è un quartiere piuttosto ricco e di benestanti, soprattutto perché è qua che si sono trasferiti nel 1870 tutti i ricchi di San Telmo, perché là c'era un'epidemia di febbre gialla e quindi chi ha avuto le possibilità è venuto qua. A maggior ragione si è eradicata la società più altolocata. Diciamo che a Buenos Aires città, in genere, quasi ovunque, abitano le persone con certe disponibilità economiche, perché tutti gli altri abitano la provincia o il cordone che c'è intorno a Buenos Aires. Il centro, ovviamente, come ovunque, è più esclusivo. E comunque gli argentini, oltre ad avere una fortissima influenza italiana che gli fa avere addirittura l'accento italiano, parlare spagnolo, tutti fanno anche spessissimo così, quindi qua ci capiscono tutti. Le librerie e l'Ateneo sono una catena qua in Argentina, ma in questa sede, questa precisamente di biblioteca dell'Ateneo, viene considerata una delle biblioteche più belle di tutto il mondo e non diamogli torto. È un vero e proprio teatro, al posto del palcoscenico c'è un caffè e tutto il resto è pienissimo di libri. C'è anche la sezione musica con Raffaella, Fiesta. Fiesta! Fiesta! E nei primi palchetti è una sala di lettura, ci si può mettere lì tranquilli a leggere. E questo è il teatro di Cristóbal Colón. È un teatro super importante non solo per l'Argentina ma anche per l'America Latina in generale. È davvero un teatro amatissimo per quanto riguarda la musica classica e la lirica e fu inaugurato con l'Aida di Verdi. E tutti questi leggii qua vuoti sono stati messi in omaggio di tutti i desaparecidos che facevano parte dell'orchestra del Colón. È gigante questo teatro, occupa un isolato intero. E è re grandote, dentro tiene anche sale dove si fanno taller di parrucchiera, di sarte, tutto quello che dopo va a comporre l'opera, anche proprio la scenografia e tutto questo che ci sta intorno. Abbiamo cambiato zona, siamo dalle parti di Puerto Madero e la sua costruzione principale è il Ponte de la Muerte, però completamente in rinnovazione, quindi non lo possiamo visitare.
La forma del ponte rappresenta due persone che ballano il tango e lo stesso si può girare fino a 90 gradi per permettere la circolazione delle barche sul fiume. Io qua la rappresentazione dei due ballerini proprio non la riesco a vedere, però così si dice. Hola, signor Varano. Non andare nella strada. E il Varano che ha dovuto essere indirizzato verso il parco un'altra volta, perché se ne stava andando verso la strada, stava scappando. È l'unico Varano visto in vita mia che cercava di approcciarsi per essere accarezzato. Si vede che non è abituato che gli danno a mangiare, mi sa. Si è piuttosto abituato. Guarda che bravi che ci scrivono tutti i percorsi e la loro lunghezza, così ne scegliamo uno e non rischiamo di ritrovarci super mega distrutti in qualche parte di questa riserva. In verità lo rischiamo comunque perché non abbiamo il minimo senso dell'orientamento, quindi già lì saremmo già quasi dispersi. Però noi ci proviamo lo stesso come al solito, perché questo, più che un parco cittadino, è una vera e propria riserva. È molto grande, una riserva che dà sul Rio della Plata, in cui ci si può perdere camminando. È anche molto famoso per il bird watching, infatti guarda qua, fa vedere diverse tipologie di uccelli che si possono incontrare. Noi credo che il testa rossa l'abbiamo anche appena incontrato là dove c'era il varano. Esatto. Speriamo di vederne un altro. Esatto. E ci sono anche fiumiciattoli e lagune vicino al percorso, oltre che proprio il grande delta del Rio della Plata. Guardalo, guardalo. Dall'altro lato, vogliamo arrivarci. Guardalo, guardalo, guardalo. Che animale è? Qualche pezzo di avvolgore, però bianco, così non l'ho mai visto. A me sembra più un'anatra. Va che laguna. E siamo a due passi dai grattacieli. Te l'ho detto che era un'anatra. Ma un'anatra? Avevo ragione, come sempre avevo ragione. Comunque non si dice laguna, come si dice? Palude, palude era la parola che cercavo, sembra una palude, di qua invece no, è più ricco d'acqua. Validissimo perché sembra di essere in un bosco, ma siamo a, credo, un paio di centinaia di metri da palazzi a 20 piani, però è tranquillissimo. È pieno di animali, come si può intuire da qui, che c'è qualcosa che struscia lì. Forse sarà un altro varano. O un uomo andato a fare la cacca, dipende anche. Un uomo che sta cagando, quindi lasciamo. Quindi lasciamo l'intimità a tutti. Però bello, anche perché è uno spazio gigantesco questo, non so quanti chilometri quadrati siano, ma un parco naturale, vero e proprio. Era lui che faceva questi versoni. Là c'è anche gente che fa il bagno, oggi è una giornata caldissima, quindi ci sta. Ma guarda che bel parchetto anche qua, in riva al Rio. No, 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 cioè, vaffanculo, non è diverso. Già sono nuove, No, ma se anche non erano nuove, ma che maniera è? Siamo arrivati al grandissimo estuario del Rio della Plata. È uno degli estuari più grandi del mondo, infatti non si vede nulla dall'altro lato, ma dall'altro lato del fiume c'è l'Uruguay. Uruguay e Argentina condividono tantissime cose sull'aspetto culturale, sono popolazioni molto simili, anche perché in passato facevano parte dello stesso paese. Ad esempio lottano per la paternità del maté, perché entrambe le popolazioni ne consumano un casino,
anche per la paternità del tango ed è il più grande tanghero di tutti i tempi. E a proposito del tanghero più famoso del mondo, Hardel, il ragazzo che ci ospita ci ha spiegato che in Argentina c'è un modo di dire quando si è particolarmente comodi e spaparanzati, si dice ah stai qui come Hardel. Un po' come in Italia si dice sono qua comodo come un pascià, con lo stesso significato. Particolare attenzione anche ai serpenti, perché abbiamo appena letto un cartello che avvisa la presenza di una vipera molto velenosa all'interno di questo parco, quindi se la si avvista starci ad almeno 3 metri, non molestarla, cosa che non avremmo comunque fatto, e avvertire i guardiani del parco. Indovina indovinello? Abbiamo sbagliato strada. Quindi stiamo facendo metà del giro corto e metà del giro lungo. Perfetto, abbiamo tempo. Giusto così, perfetto così. E fuori dal parco ci sono anche questi distributori gratuiti, un servizio gratuito di acqua calda. Quindi le persone vengono qua, ricaricano il loro thermos di acqua bollente e possono continuare per tutta la giornata a bere il loro mate. Yo nací con memoria.